Non mi resta altro che dare la parola a Rossella Sobrero per l'inizio e il kick-off di questo evento. Grazie mille. Grazie, grazie Luca, benvenuti a tutti i relatori e alle oltre 500 persone che si sono collegate e iscritte per collegarsi da remoto. Abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo perché alle 12 abbiamo voluto condividere un minuto di silenzio per ricordare le vittime della pandemia. Come sapete, è la prima tappa del Salone del Giro d'Italia a svolgersi in questa modalità. La prima cosa che voglio fare è ringraziare Anima Impresa e l'Università di Udine per aver accettato di sperimentare la versione online dell'evento, la rete RUS, la rete delle università sostenibili per il supporto, e anche Sisco per averci dato la possibilità non solo di utilizzare la piattaforma Webex, ma anche l'assistenza nella gestione dell'evento. Rispetto al programma della tappa che avrebbe dovuto svolgersi esattamente una settimana fa, il 24 marzo, abbiamo pensato di ridurre diciamo, il tempo dell'evento e quindi terminerà il collegamento intorno alle 13:30. E abbiamo chiesto anche ai relatori un ulteriore sforzo di contestualizzare per quanto possibile il loro intervento alla situazione attuale. Ti dico come si svolgerà la tappa. Ci saranno saluti introduttivi dell'università, spero che si riesca a collegare anche Francesco Marangon e Renata Codiglia, già collegata, Fabio Pettarin, che è il presidente di Anima Impresa, e poi ci sarà un intervento di Enrico Giovannini e delle organizzazioni poi del territorio che racconteranno i progetti di sostenibilità con un focus sulla collaborazione tra diversi stakeholder. La tappa di Udine ha infatti come sottotitolo Collaborazioni multi-stakeholder e quindi sottolineeremo anche questo aspetto. Il titolo generale del Salone Nazionale del Giro d'Italia è I volti della sostenibilità. Vogliamo in questa edizione dare grande spazio alle persone che la sostenibilità la progettano, la realizzano e la vivono. E quindi valorizzare, diciamo, il ruolo di ognuno di noi. Due parole sulla situazione nella quale ci stiamo trovando. Questa è la prima emergenza sanitaria in tempi di disintermediazione delle fonti di informazione. E come sapete bene, ci troviamo davanti anche a alcuni casi che vengono definiti di infodemia, cioè la circolazione eccessiva di informazioni contraddittorie. Quindi il problema è certamente quello della salute, ma dobbiamo anche stare attenti a come viene gestita la comunicazione. Ma noi vogliamo pensare positivo, per questo abbiamo deciso che il Giro d'Italia non si poteva fermare e abbiamo privilegiato, diciamo, la scelta, di, utilizzare questo sistema in streaming. Questa crisi ci dimostra che siamo tutti interconnessi, se qualcuno aveva dei dubbi, oggi non li ha più, ma ci sta facendo anche capire che dobbiamo modificare molto rapidamente il nostro modo di vivere e di lavorare. Quindi le tappe del salone saranno anche l'occasione per confrontarci su come affrontare la crisi e capire non solo le nostre capacità di adattamento e di resilienza, ma anche quali devono essere le strategie future. Sono convinta che le persone e le organizzazioni che credono nella sostenibilità faranno più facilmente questo passaggio, perché stanno già pensando al futuro con degli occhiali diversi, osservano il mondo in un modo differente e stanno cercando già da tempo di trovare soluzioni alternative alle grandi sfide, non solo che ci attendono, ma che stiamo già vivendo. Per chi volesse saperne di più del Salone Nazionale, può andare sul sito e vedere un video di 2 minuti che racconta l'anima, lo spirito, la passione che anima le persone che partecipano al Salone, che ricordo è il più importante evento in Italia dedicato alla sostenibilità e all'innovazione sociale. Passo quindi la parola all'Università di Udine per un breve saluto.
Buongiorno a tutte e a tutti, sono Renata Codiglia. In questo momento appunto rappresento, porto i saluti all'Università di Udine e rappresento un partner, organizzatore, collaboratore a questa iniziativa che per noi è un'iniziativa ormai consueta da alcuni anni. Speravo nella presenza del professor Marangon, Francesco Marangon, delegato del Rettore per la sostenibilità e coordinatore per l'Università di Udine della rete RUS locale, che è il nostro vero motore di iniziative. E appunto moltiplicatore di contatti appunto anche nell'ottica dell'approccio a multi-stakeholder appena citato da Rossella. Spero che Francesco riesca a collegarsi e poi rimando a lui appunto uno spazio per i saluti, saluto ufficiale. Allora, io accolgo con piacere, mi sembra quanto mai attuale il tema di quest'anno, approccio multi-stakeholder. La mia riflessione va appunto alla rilevanza, all'importanza in questo momento per tutti i soggetti pubblici e privati di mettere uno sforzo particolare nella riflessione e quindi fare quello che tecnicamente chiamiamo la mappatura, la mappa degli stakeholder, in base alla teoria di Freeman. Quindi quei soggetti che devono essere presi in considerazione con urgenza perché hanno diritto a vedere rispettati i loro interessi, le loro aspettative, appunto i loro diritti. In questi giorni, anche insegnando questo semestre a un corso di magistrale che tratta questi argomenti, colgo l'occasione per salutare tutti i miei studenti collegati in questo momento. Ho ripensato a quelli che vengono definiti criteri fondamentali da Freeman, appunto nella definizione degli stakeholder a cui dedicare l'attenzione momento per momento. Quelli che sono criteri di potere, urgenza, legittimità, evidentemente in questo momento particolare assumono un nuovo peso, un nuovo significato. E ci porta appunto a valutare la situazione di questi giorni in questi termini. Mi pare che la situazione richiede, e infatti lo dimostrano perché non solo le aziende, ma tutti i soggetti sul territorio stanno mostrando una grande attenzione per il benessere della comunità, per la salute della comunità. In questo caso, appunto, ragionando in termini di approccio della teoria degli stakeholder, la comunità primaria di riferimento ovviamente diventa e la comunità esterna. Quindi parlerei di tutte quelle azioni che hanno una funzione di social commitment, quindi tutti gli atti, non solo le donazioni, ma soprattutto le soluzioni che soggetti pubblici e privati riescono ad offrire, a proporre alla comunità in un'ottica di interdipendenza assoluta. Però dal mio punto di vista, io sono psicologa sociale, dal mio punto di vista c'è un altro dato molto significativo da rilevare. L'attenzione importante, forse in parte inedita, delle organizzazioni rispetto alle comunità interne, le human resources, quindi quello che il cliente interno, che appunto ora presenta nuovi bisogni e nuovi diritti. Sono andata in questi giorni a esplorare il sito di Sodalitas che raggruppa circa 40 aziende per capire appunto come si stanno muovendo questi grandi brand nazionali e internazionali. E ho trovato questo riscontro appunto dei due fronti delle azioni verso la comunità esterna e verso quella interna. Appunto in maniera significativa. Ovviamente adesso la comunità esterna
esterna, i contributi sono soprattutto a strutture di servizio sanitario sotto forma di donazioni in vari materiali, ma anche donazioni che fino a ieri appunto erano in qualche modo impensabili, donazioni di cibo, dispositivi sanitari, farmaci, quindi con un'attenzione capillare per l'appunto e molto diversificata. Ma ripeto, nella mia ottica ho notato con grande piacere che si moltiplicano gli sforzi e i contributi a favore delle risorse umane, della comunità interna. Quindi, grazie Renata per questa riflessione. Siamo un po' con i tempi un po' ristretti. E quindi se poi si aggiunge Francesco Marangon gli daremo la parola. Mi chiedo se Fabio Pettarin è in grado di collegarsi. Sembra di no, perché vedo che ci sono dei problemi. Quindi io passerei la parola a Enrico Giovannini per un intervento più generale anche sull'Agenda 2030. Grazie Enrico per la disponibilità. Mi fa piacere ricordare che ASVIS è nel gruppo promotore del Salone insieme a CSR Manager Network, Global Compact, Union Camere, Coinetica e Sodalitas. Grazie Enrico. Quell'anno, 2009, se la crisi sarebbe stata un killer o un booster di questa discussione più fondo. E purtroppo è stato un killer. Perché? Perché i governi, soprattutto laddove, Stati Uniti, la crisi aveva colpito per prima, si concentrarono tutti sulla gestione dell'emergenza. E quindi parlando anche con Alan Krueger o altri economisti che pure erano, diciamo, convertiti sul perché da advisor di Obama all'epoca non avevano colto l'occasione per cambiare una serie di cose, la risposta fu chiara. La priorità assoluta era far ripartire il lavoro, tutto il resto fu messo da parte. Questo è il rischio che commettiamo anche oggi, non perché il lavoro non sia importante, ma perché se l'idea è quella di voler tornare a dove eravamo, cioè su un sentiero di non sostenibilità, è chiaro che non faremo nessun passo avanti. Io ricordo sempre che Davos, il World Economic Forum, in cui si discuteva di una possibile nuova fase del capitalismo, si è svolto a gennaio, cioè solo qualche settimana fa. E lì si pensava a come la spinta non solo per la transizione energetica, ecologica, ma anche un'attenzione alle disuguaglianze avrebbe potuto determinare un cambiamento profondo nel modo di funzionamento delle imprese, anche sull'onda di quello che la finanza stava facendo. E adesso come ci atteggeremo di fronte a questo dramma epocale e direi globale, i cui contorni sono ancora molto incerti? Ieri, come ASVIS, abbiamo pubblicato una prima analisi sui 100 indicatori con cui poi sintetizziamo e calcoliamo i 17 indicatori di sviluppo sostenibile alla luce della crisi indotta dal coronavirus. La risposta è molto meno. La maggioranza degli SDGs è colpita negativamente dalla crisi. Gli unici indicatori che probabilmente avranno è come si fa ad adottare eventualmente questo tipo di schema per rispondere a questa crisi nell'ottica della sostenibilità. E qui ci sono tre cose che mi sento di suggerire e arrivo alla conclusione. La prima ha a che fare con lo studio dei manuali di gestione delle crisi. Chi gestisce una crisi non è psicologicamente e fisicamente in grado di pensare al salto, cioè al cambiamento, alla trasformazione. La resilienza trasformativa, questo è il concetto chiave che vale per le singole organizzazioni, ma anche per i paesi, non può essere immaginata se non creando due team
paralleli, uno che gestisca la crisi, cioè ridurre la caduta, l'altro che pensi a come fare il rimbalzo in avanti, non indietro. Seconda considerazione, se questo vale per i singoli soggetti, vale anche per le comunità e per i paesi e naturalmente per l'Europa. Sono molto lieto che nelle ultime righe delle conclusioni del Consiglio europeo, di cui la stampa italiana non ha parlato perché si è concentrata tutta sull'attenzione ai corona bond o gli euro bond, si dice chiaramente che la Commissione ha deciso di creare un secondo team. Io ho parlato con la Commissione a lungo in queste settimane, proprio secondo quel principio, quelle ricerche che vi dicevo prima, che erano state messe un po' da parte, ma che adesso diventano una possibile di grande utilità. Un secondo team che pensi a come Green New Deal, trasformazione digitale e tutte le altre cose di cui abbiamo parlato fino a 3 settimane fa debbano essere usate per il rilancio e per portare fuori le nostre economie, le nostre società da questa crisi profonda. Ecco, vuol dire come si fa evitando a tutti i costi il group thinking, lottando contro il group thinking, cioè quel meccanismo che ci invita e ci spinge a rafforzarci gli uni gli altri nel pensare come abbiamo sempre pensato, per evitare di prendere ulteriori rischi in una situazione così rischiosa. Ecco, vi suggerisco di vedere questa letteratura, ce ne sono molti altri di strumenti del genere, perché oggi spetta a noi, a fronte di una crisi così drammatica, così pervasiva e sistemica, pensare l'impensabile per portare il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile attraverso azioni che fino a ieri sembravano impossibili. Grazie Rossella. Grazie Enrico per la riflessione. Purtroppo l'audio non era, era un po' discontinuo, però poi l'intervento, come tutta la tappa, viene registrato, per cui magari poi ce lo possiamo sentire con più calma. Grazie, adesso io direi iniziamo con le esperienze dei territori. Chiedo a Federica Maion di ABS di raccontare un po' la sua esperienza e della sua azienda. Prego Federica. Allora, intanto grazie a Rossella e a tutta l'organizzazione per aver invitato ABS a partecipare a questa tappa così importante in cui non solo l'ABS, ma la Danieli in generale, capogruppo, ci crede. Due parole all'inizio, nonostante poi abbiamo modificato, come diceva Rossella, il target e focus delle presentazioni su chi è ABS. ABS è la divisione steelmaking del gruppo Danieli, ovvero mentre Danieli produce gli impianti, ABS è l'azienda che produce l'acciaio attraverso gli impianti della Danieli. Qualche numero per dare, per chi non ci conosce, l'ultimo bilancio: siamo un'azienda che spedisce circa 1.200.000 tonnellate, ha nell'ultimo bilancio realizzato un EBITDA di 117 milioni di euro e negli ultimi 6 anni abbiamo fatto investimenti, tra cui anche quelli in sostenibilità, per oltre 500 milioni di euro. Il fatturato, siamo diventati dall'anno scorso una billion company, ovvero abbiamo superato il miliardo. Mercati di riferimento, come la gran parte delle aziende, possiamo dire di essere fortunati ad avere 41 paesi che acquistano il nostro acciaio e che il nostro portafoglio è molto differenziato, andando dall'automotive alla meccanica, alla lavorazione meccanica di precisione o meno, all'oil and gas e a settori diversi, con prodotti diversi. Quando sembra una cosa dalla vita di tutti noi, in realtà l'acciaio è molto vicino nella vita di ciascuno di noi. Basti pensare alle applicazioni. Noi abbiamo fatto di mettere alcuni esempi su dove va l'acciaio ABS: nei camion, quindi le destinazioni finali della filiera, nell'automotive, quindi nelle pompe, ma anche sia quella terra che quella via mare, ma anche
ultimamente ci stiamo dedicando alla power generation, quindi i fusti delle pale eoliche piuttosto che gli ingranaggi interni. Siamo stati certificati anche per fornire le grandi compagnie europee di trasporto su via rotaia per fare la sile, quindi la parte interna che scorre sulla rotaia stessa. Qual è il processo produttivo? Perché oggi siamo qua? Perché è tanto importante far capire che in siderurgia la sostenibilità è una leva fondamentale se non essenziale? Perché il processo produttivo in ABS, come in tutte le acciaierie che lavorano con la lavorazione ad arco, quindi con forni elettrici, parte dal riciclo del rottame, procede attraverso la fusione all'interno del forno ad arco, per poi andare sulla colata continua, trattamenti termici a caldo o a freddo, per poi arrivare a quello che viene detto cancello, gate, quindi la porta per il nostro cliente. E da qui parte tutta la logistica. È importante parlare di sostenibilità perché l'acciaio è la materia che più in natura è riciclabile. Si dice è una energia perfetta, nel senso che è la materia che può essere, cioè, della somma di tutte le altre materie presenti in natura. E per questo cosa abbiamo fatto in ABS? Abbiamo creato un comitato sostenibilità, quindi per governare la sostenibilità, formato dalla dirigenza, la presidenza e tutti i membri che abbiano un particolare afferenza sui temi di sostenibilità, quindi dalle HR, per il welfare, la sicurezza, il datore di lavoro, il delegato ambientale e quant'altro, nonché ovviamente l'aspetto finanziario, perché se non si è sostenibili, se non si è sostenibile economicamente nel lungo periodo. Qual è il nostro approccio alla sostenibilità? Il nostro approccio alla sostenibilità è quello classico, nel senso che non si parla di sostenibilità se non esistono tutte e tre le dinamiche, ovvero la sostenibilità sociale, quella ambientale e quella economica. Questo è il nostro approccio e quindi questo significa un approccio più grande di cultura della sostenibilità che deve entrare all'interno dell'organizzazione in modo capillare. Noi ci stiamo riuscendo, ma è un approccio che è partito con pragmatismo tanti anni fa, con un comitato, come dicevo, di sostenibilità, dove il compasso, diciamo, il faro che ci guida nella scelta dei vari progetti da mettere a terra è proprio quello che diceva Giovannini prima, l'agenda 2030, e cerchiamo di misurare che impatto abbiamo sui vari progetti che elenchiamo noi sullo sviluppo sostenibile, quindi che impatto ha ABS sul territorio, che impatto ha ABS sul globo, quindi sull'umanità. Quindi la storia è iniziata molti anni fa e oggi potrei raccontarvi, ragionando in termini di aria, fuoco, acqua e terra, quali sono i progetti più importanti di sostenibilità che abbiamo messo a terra. Potrei raccontarvi che ad esempio nel 2020 è partito il teleriscaldamento interno con un abbattimento notevole dei consumi di dei consumi, oppure che siamo stati la prima azienda siderurgica a ottenere il certificato di prevenzione per gli incendi, ma anche in termini di efficientamento energetico nella nostra filiale produttiva SISAC, che è stato impiantato il primo forno elettrico digitale, il Q1. Ma con Rossella abbiamo deciso di non andare magari andremo in un altro momento in profondità su tutti questi temi e su tutti i progetti che ABS sta facendo concretamente, avendo stanziato i soldi, ma abbiamo deciso di parlare d'altro, cioè di parlare d'altro in modo diverso della sostenibilità. Facciamo un passo indietro nel tempo, nel 2015, questo personaggio, questo signore, tutti voi credo lo riconoscete, è Bill Gates. Durante un TED Talk, già nel 2015, disse: ragazzi, quello che succederà è che non sarà una nuova guerra a decimare la popolazione, ma sarà l'avvento di un virus a noi sconosciuto, una pandemia, che metterà in ginocchio non solo la salute delle persone, ma l'economia tutta mondiale.
sarà stato un guru, questo io non lo so, Giovanni, che c'era già menzionato nel 2009 qualche notizia, quello che in ABS abbiamo approcciato con contingenza e con concretezza è come gestire questa crisi. Quindi sin da subito abbiamo stabilito un comitato per gestire la crisi, e fondamentale, come vedete in rosso, la parola comunicazione. Ovviamente ci sono tutte le fasi di sviluppo e di gestione della crisi tipiche che sono state perpetuate con l'attività e con la volontà delle persone e del comitato di mettere in sicurezza la salute dei lavoratori, ma soprattutto il tema fondamentale è stato quello di trovare il sistema di comunicare in maniera onesta, sincera e trasparente ai lavoratori. L'abbiamo fatto con cadenza bisettimanale, all'interno della settimana due volte alla settimana, e siamo stati anche fortunati, tra virgolette, nella sfortuna. Avevamo uno strumento già in casa, una piattaforma di comunicazione interna che ci ha consentito, ci sta consentendo anche in questo momento, di tenere aggiornati tutti i nostri dipendenti sullo stato di salute, ma anche su quello che sta succedendo intorno al mondo. Quindi quello che sono i casi, lo sviluppo dei casi, cosa fare a casa per chi lavora in smart working, cosa fare alle persone che sono invece in ferie e quindi devono prepararsi, come si diceva prima, per la ripresa. Quando riprenderemo dovremo essere pronti. E da qui il concetto che forse alcuni di voi hanno già sentito: non si parla più di sostenibilità, e questa è la mia conclusione. La sostenibilità è una condizione necessaria per il sopravvivere delle aziende nel lungo periodo, nella concezione di ambientale, sociale, economica, ma non è sufficiente. È necessario che sia coniugata insieme a quella dell'innovazione. Si parla di concetti di innovability, e senza questi due rami, purtroppo le aziende di lungo periodo non potranno sopravvivere. Grazie, grazie Federica, una presentazione molto, molto efficace. E grazie a voi. Pensate che ABS ha 1200 dipendenti e non sono tutti seduti dietro una scrivania, come potete bene immaginare. Quindi poterli raggiungere attraverso il cellulare e attraverso questo sistema di comunicazione è stato molto importante anche in questa situazione. Grazie Federica, la parola grazie a voi. Adesso a Martina Ricetto. Ecco, buongiorno, grazie per l'invito alla tappa di Udine. Mi sento onorata di partecipare, di essere ospitata anche se virtualmente dall'Università di Udine, in quanto è grazie all'Università che più di 20 anni fa è stato progettato e costruito l'impianto che adesso sto gestendo come amministratore delegato. Greenman è un termovalorizzatore, si trova a Manzano e gestisce sostanzialmente, trasformando attraverso la combustione, quelli che sono i rifiuti speciali non pericolosi in energia termica e energia elettrica. Fa parte di un gruppo più ampio da circa 2 anni, Bioman di Maniago, che si occupa sempre del contesto di recupero e riciclo dei rifiuti. Condivido, Luca, le mie slide. Ecco qui. Sia Bioman che Greenman fanno parte di Finangroup, che è una società, una finanziaria, alla quale conferiscono circa 20 che si occupano tutte dal settore dalla raccolta al trattamento, al recupero e al smaltimento dei rifiuti. FINAM nasce nel 2004 con l'intento appunto di finanziare le aziende ad essa afferenti in un percorso orientato a investimenti duraturi, capaci di portare ovviamente necessario ritorno economico, ma in grado di generare benefici ambientali e sociali, proprio perché il contesto socio-economico è il contesto nel quale tutte le nostre aziende operano e con il quale operano.
Greenman è stata l'ultima azienda che è stata rilevata appunto circa un anno e mezzo fa, il termovalorizzatore, come chiusura di un cerchio dell'economia circolare che non sarebbe stato possibile senza la nostra esistenza, ovvero tutti i rifiuti che noi cittadini, nel nostro ruolo di inizialmente di prevenzione e di compostaggio domestico che noi auspichiamo, con la nostra raccolta differenziata dei rifiuti urbani, permettiamo appunto attraverso le nostre aziende che fanno la raccolta e la selezione il riciclo, ovvero l'uso di questi materiali all'interno delle filiere dalle quali essi stessi provengono. Faccio due parole in più su Bioman, che è la società appunto che detiene l'80% le quote di Greenman, in quanto è insieme a Sesa, l'altra nostra azienda veneta che si trova ad est, una delle aziende più performanti in termini di tecnologia in Europa. In sostanza si occupa di gestire, raccogliere la frazione organica, ovvero l'umido che noi cittadini differenziamo, il verde e le ramaglie, per ottenerne, oltre a un compost di qualità, anche dei materiali fondamentali, che sono energie, ovvero il biogas, con il quale attraverso dei sistemi di cogenerazione viene immessa in rete energia elettrica, e biometano, con il quale riusciamo ad alimentare tutti i nostri mezzi che vanno dalla raccolta fino al trasporto negli impianti appunto di recupero. Da tutti questi processi, dal riciclo, dal compostaggio, dalla selezione, si generano purtroppo dei rifiuti che non sono altrimenti recuperabili e che troverebbero e che trovavano in passato sempre più poco nelle discariche. Facendo proprie la direttiva europea, il gruppo qualche anno fa ha deciso di acquisire appunto Greenman proprio per gestire questi scarti. Ecco quindi che è cambiato il paradigma, ovvero lo scopo per il quale il termovalorizzatore era nato 20 anni fa. Cioè, se 20 anni fa mandava a combustione quei rifiuti che non erano non recuper che, non, che non si volevano recuperare, ovvero che non facevano parte di questo sistema di economia circolare, attualmente qui al termovalorizzatore di Greenman arrivano soltanto ed esclusivamente quegli scarti che nei processi di selezione e riciclo sono tali da non dare un valore come materia prima secondaria o come sottoprodotto. Quali sono? Martina, ti sentiamo ogni tanto a scatti, per cui volevo dirti, ci fai un focus sulla situazione attuale? Voi state lavorando o no? Allora, noi stiamo lavorando, adesso mi senti, Rossella? Sì, Sì, meglio. noi stiamo lavorando e diciamo che siamo in una situazione molto, molto critica. Ovvero abbiamo un ruolo di pubblica utilità, quindi non possiamo assolutamente fermarci, però nel medesimo momento dobbiamo ridurre al minimo i nostri organici proprio per la loro sicurezza. Quindi, tra l'altro, oltre a questa emergenza di tipo sanitario, siamo in un momento in cui c'è uno sforzo ad evitare una emergenza di tipo legato allo smaltimento, al recupero dei rifiuti. Quindi i rifiuti sono aumentati molto in queste settimane. Uno si chiede come mai, perché le persone a casa cominciano a fare un po' di pulizia anche delle cose ingombranti, eccetera, che aveva messo in soffitta in garage da tanti anni. Quindi sono aumentati, è difficile gestire tutti quanti, ma con tutte le nostre aziende stiamo cercando di dare il massimo servizio all'asporto dei rifiuti. E in questo proprio ringraziamo tutto il nostro personale che sta facendo uno sforzo veramente
grande per dare la continuità. Volevo dire, Rossella, questa emergenza ha accelerato un processo nella nostra, diciamo, casa madre, che è la SESA, che si trova appunto in Veneto, ha accelerato un processo di salute e salvaguardia dei propri dipendenti, in quanto in via sperimentale, ma sto funzionando, sono stati attrezzati dei mezzi attraverso bracci robotizzati riescono a prelevare i rifiuti senza che l'operatore scenda dal mezzo per ritirarli. Quindi abbiamo accelerato questo processo e vediamo che sta funzionando. Nel luglio l'abbiamo applicato, lo stiamo applicando anche nelle altre negli altri rifiuti differenziati. Grazie Martina. Due cose. La prima è che la categoria delle persone che lavorano con voi spesso non vengono sufficientemente riconosciute e ringraziate, e quindi ringraziamo per lo sforzo che state facendo. E la seconda, quest'ultima battuta che hai detto, che si aggancia a quello che ha detto Federica, cioè che l'innovazione magari viene un po' spinta in questi momenti, perché dobbiamo trovare soluzioni migliori per gestire anche situazioni complesse come quelle che ci troviamo di fronte. Grazie molto a Martina Ricetto per il suo interessante intervento. Ora la parola a Benedetta Terraneo. Mi sto accorgendo che siamo una fila di donne. Tra un po' riceveremo richieste per le quote azzurre invece che per le quote rosa. Benedetta, presentati tu da sola e raccontaci. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio l'Università di Udine per questo invito, ringrazio anche che nonostante la situazione comunque siamo riusciti a trovarci a parlare di sostenibilità in questo momento che probabilmente più di ogni altro forse ne ha bisogno, perché il mondo ci sta dando dei segnali che qualcosa deve cambiare, dovranno forse cambiare le nostre abitudini, il nostro modo di fare industria, ma sicuramente ci sono dei segnali che ci imporranno un dovuto cambiamento. E, volevo condividere anch'io delle slide, di modo da rendere forse un po' più facile insomma, la mia presentazione. E, la ditta per cui lavoro è l'Amico, che è una ditta che si trova a Gorizia, e produciamo un materiale che si chiama dinamica, che diciamo nel gergo tecnico sarebbe un tessuto non tessuto, conosciuto se no con un nome di microfibra, e per chi dovesse un po' visualizzarlo parliamo di un effetto scamosciato sintetico. E qui un po' mi aggancio insomma alla presentazione, che sarà un po' incentrata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. Pensiamo innanzitutto a che cos'è un rifiuto. Un rifiuto è un qualcosa che eliminiamo, qualcosa che scartiamo perché non ha più nessun valore o perché non è più utilizzabile, addirittura è dannoso. Ho voluto mettere questa immagine insomma della bottiglia di plastica perché ovviamente il valore di questo oggetto è il contenuto, è l'acqua, e una volta utilizzato il suo contenitore, in questo caso una bottiglietta di plastica, viene gettato via. Ma se gli oggetti avessero una seconda vita? E qui entriamo un po' in gioco noi. Il nostro prodotto dinamica è questa microfibra che viene realizzata riciclando la plastica, in particolar modo le bottiglie di plastica, per renderlo un materiale del tutto diverso, destinato a altri tipi di applicazione. La Micocerella infatti nasce nel 1997 e da fine degli anni 90 applica i principi dell'economia circolare, diciamo un argomento che viene lo sentiamo molto spesso negli ultimi anni, proprio con l'obiettivo di utilizzare delle materie prime secondarie, quindi dei rifiuti, a fronte invece di quelle vergini. Utilizziamo bottiglie di plastica, t-shirt, diciamo quello che viene definito PET, all'interno del nostro processo produttivo. E la plastica per noi è di un altissimo valore, quindi è un po', diciamo, possiamo poi immaginare uno scenario in cui la plastica viene appunto viene scartata, non viene insomma
più utilizzata per il suo valore, quanto dall'altra parte invece noi riusciamo a ricavare un bene molto prezioso. E l'economia circolare dove sta? Sta proprio nel fatto che noi prendiamo questi prodotti di rifiuti, li ritrasformiamo attraverso un ciclo produttivo messo a punto nel nostro know-how, lo utilizziamo, lo vendiamo. Quello che stiamo diciamo approfondendo è il fine di vita del prodotto e quindi come poter riutilizzare una volta che il nostro materiale viene utilizzato dal cliente finale per poter rimetterlo in ciclo. E stiamo appunto lavorando anche in questo scenario. Per tornare al nostro prodotto dobbiamo un po' immaginarci tutta questa serie di rifiuti che vengono compressati in dei piccoli chip finissimi e vengono fusi all'interno di stampi a forma di filamento, sminuzzati, quindi tagliati sulla lunghezza più o meno di 5-6 mm, immersi in vasche d'acqua e uno screen interno, fatto anche questo di poliestere, attrae queste fibre finissime che vengono agugliate con dei processi all'acqua fino a ottenere un pannetto. In tutto questo processo non viene utilizzato assolutamente nessun solvente, ma solamente l'acqua, che è un fattore uniformante un po' di tutto il processo. Quello che otteniamo è un prodotto che, se lo guardiamo al microscopio, è formato da tre strati, in cui questi strati sono proprio plastica riciclata, queste fibre che derivano dalla fusione della plastica. Quali sono i benefici ovviamente di questo prodotto che noi chiamiamo dinamica? Innanzitutto ovviamente quello di ridare vita a un materiale di scarto, che sarebbe quindi o disperso nell'ambiente o riciclato a sua volta, ma abbiamo, penso, tutti quanti in mente queste immagini della plastica degli oceani che invadono spiagge e distruggono la natura. Quindi ovviamente il recupero di grossi quantitativi di plastica. E l'altro beneficio è sicuramente quello dovuto alle emissioni, perché dar vita a un prodotto utilizzando della plastica riciclata si abbattono emissioni di CO2 dell'80% se paragonati ad altri prodotti simili a noi, perché ovviamente non siamo gli unici a fare prodotti in tessuto non tessuto effetto microfibra, ma nello scenario globale siamo gli unici che facciamo questo ciclo di produttivo per ottenere questo prodotto e quindi di conseguenza favorire anche l'innovazione di nuovi materiali. Abbiamo sentito parlare, insomma, prima di me e altri interventi in cui parlavano appunto di innovazione. Questo sicuramente rientra in questo aspetto di innovazione, tecnologia, ma anche in un aspetto di lusso. E perché lusso? Perché il nostro mercato è soprattutto quello del lusso. Il nostro materiale è un materiale comunque di un certo costo, perché a livello tecnico ha dei requisiti molto alti ed è un materiale che negli ultimi 10 anni ha avuto un boom incredibile nel settore automotive. E qui ho messo un po' quella che è stata un po' la nostra timeline per far vedere alcuni marchi che comunque nel tempo sono aumentati e possiamo dire che ad oggi lavoriamo un po' quasi con tutti i brand dell'auto per il rivestimento soprattutto degli interni, quindi seduta e altre applicazioni. Come mai diciamo c'è stata questa evoluzione, che sicuramente questo grafico fa anche un po' capire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, anche se il nostro materiale dal 97 è sempre stato lo stesso, perché sono cambiate le esigenze dei nostri clienti, perché nel momento in cui nel 2008 il mondo dell'auto è entrato in crisi e si è guardato attorno cercando altri fornitori. E tra tutti noi eravamo quelli che insomma già spingevamo sulla sostenibilità, sull'utilizzo di materiali riciclati, sull'abbasso di CO2, in un momento in cui forse se ne sentiva parlare ancora troppo poco. Questo è sicuramente stato un fattore premiante per la nostra azienda perché parlando comunque di ciclo di vita del prodotto, comunque adottando anche delle politiche e delle certificazioni che dimostravano la nostra trasparenza,
Questo è piaciuto e si è trovato in linea con le nuove tendenze, soprattutto dell'auto. Io cito dell'auto, ma sappiamo che comunque la moda e altri settori comunque hanno, diciamo, al centro queste tematiche nei loro sviluppi futuri. Grazie. Benedetta, state lavorando in questo momento? Allora, diciamo che ovviamente il mondo dell'auto non è un bene primario, quindi la filiera si è chiusa, anche perché parliamo di colossi con tantissimi dipendenti, e per la salvaguardia proprio degli stessi dipendenti le case automobilistiche hanno chiuso. Di conseguenza anche la filiera, noi siamo uno dei fornitori, perché in un'automobile ci saranno qualcosa come 2000 componenti, quindi potete immaginare il numero di fornitori che sono coinvolti. Noi abbiamo chiuso in realtà da ieri la produzione e saremo chiusi per un paio di settimane. Diciamo che il vero problema forse del mondo dell'auto ce ne accorgeremo tra un po' di mesi, forse neanche subito alla riapertura, ma sarà un po' un'onda che si vedrà verso ottobre, un po' perché ovviamente uscita da questa crisi credo che nessuno penserà subito di comprarsi un'auto nuova, e quindi prevederemo un rallentamento della produzione dell'auto. E non sappiamo poi dopo, nei prossimi anni, come questo verrà un po' compensato, perché ovviamente noi lavoriamo, per esempio, adesso per dei programmi che usciranno tante volte tra un anno. È molto lungo il lavoro che viene fatto a monte per il lancio di un'auto, fino ad arrivare proprio a una produzione a ciclo continuo. Grazie. Grazie per l'invito. È chiaro che nessuno ha la sfera di cristallo, per cui facciamo un po' tutti fatica. L'unica cosa che sappiamo è che dobbiamo innovare e cambiare. Questa è l'unica certezza. Grazie, perché ci ha illustrato anche con aspetti un po' tecnici, ma molto interessanti, quella che è la vostra attività. Grazie a Benedetta Terraneo, e finalmente arriviamo ad un uomo. Nicola Masolini. Reborn. Nicola, prego, raccontaci della tua azienda. Sì, buongiorno. Niente, allora, come eravamo d'accordo, tanto ringrazio Anima Impresa per l'invito che ci è stato rivolto per partecipare a questa iniziativa. Come ero d'accordo con te, Rossella, parlo un attimo di Reborn e anche della mia esperienza personale, perché dalla mia esperienza personale un attimo si arriva a Reborn. Reborn cos'è? È un marchio creato l'anno scorso, a metà dell'anno scorso, da un'idea nostra in famiglia. Noi siamo un'azienda che da quattro generazioni fa scarpe, e ha iniziato mio bisnonno, il quale recuperava le scarpe dei militari e certi vestiti vecchi usati, per appunto creare nuove scarpe, e con i suoi figli andava a venderle in piazza Udine per ritornare a casa con un po' di verdura e un po' di galline per poter dar mangiare alla famiglia. Negli anni, diciamo che i sei figli hanno tutti e sei creato una fabbrica di scarpe all'interno del nostro paese, il quale Gonars era uno dei centri per la produzione di scarpe in Friuli Venezia Giulia, Gonars e San Daniele all'epoca. Negli anni, appunto, queste aziende hanno avuto vari alti e bassi, e fino a chiudere 5 delle 6 aziende dei fratelli, diciamo inizi anni 90, e noi siamo una delle poche aziende rimaste, insomma, delle familiari, quelle partite a livello storico. Porto la mia esperienza personale, perché in un certo periodo della mia vita ho deciso, per vari motivi, per una sfida un po' mia personale, di creare qualcosa di mio, e mi sono un po' slegato dalla famiglia e ho seguito una strada differente, andando ad abitare in Africa, dove ho avuto l'opportunità di comunque continuare a lavorare nel settore delle scarpe, lavorando con aziende etiopi. Io lavoravo in Etiopia, e grosse fabbriche etiopi, che l'Etiopia è uno dei paesi principali per la produzione della pelle. Queste fabbriche
stentavano ad andare, per quello sono stato assunto dal governo e da un'azienda privata per creare un progetto che si chiamava Made by Ethiopia. Questo progetto voleva appunto slanciare tutte le aziende etiopi all'opportunità che l'America dava per la tax free che l'Etiopia e tutta l'Africa aveva per appunto fare dei prodotti per mandare in America, e così si è creato questo gruppo di lavoro in cui facevo parte anch'io, e il nostro scopo era quello di convincere le marchi internazionali, soprattutto americani, nel portare e muovere la loro produzione dalla Cina, dai paesi asiatici all'Africa. Questo mi ha dato l'opportunità di conoscere delle realtà sia industriali e produttive, sia di management e di marketing a livello internazionale. Quindi ho appreso tantissime cose che in questi giorni le sto riportando in Italia e proprio nella mia azienda familiare. Sono andato da Los Angeles alla Cambogia, ho visitato sia fabbriche che fiere internazionali, e quindi ho capito quello che c'era nel mondo e come il mondo del fashion appunto stava usando un po' tutto quello che la natura ci stava dando in una maniera sregolata. La troppa produzione, diciamo, l'estremizzare i numeri e i costi rispetto alla qualità, mi ha fatto capire, insomma, che la strada non era quella giusta da seguire, ma ci bisognava fare qualcos'altro. Le quantità non corrispondevano appunto alla qualità e a quello che quello che il cliente finale comprava, non era quello che veramente era il valore reale dell'oggetto, della scarpa nel mio caso. Quindi, diciamo, varie cose mi hanno portato a prendere una strada differente. In un momento in cui dovevo scegliere tra poter lavorare e collaborare direttamente con marchi internazionali, dove magari a livello umano e personale ero ben ricompensato, soprattutto economicamente, ho deciso di ritornare a casa e di rivalutare un po' tutto quello che i miei stavano facendo e continuavano a fare. Quindi un'azienda italiana che crea un Made in Italy lavorando in una maniera particolare che si slega dalla produzione di massa, e quindi ho pensato di cogliere l'opportunità di tornare in Italia quando tutti mi sconsigliavano che siamo in crisi, eccetera. Io vedevo e sto vedendo tutto, insomma, l'opportunità di creare qualcosa di nuovo. Per questo è nato Reborn. Reborn è nato dall'idea di appunto valorizzare tutto quello che il sistema consumistico aveva, diciamo, stava distruggendo e non dava importanza, nel senso piccole aziende familiari, materiali che vengono usati e buttati direttamente dopo il piccolo uso, oppure una serie di cose che non si danno valore. Con Reborn il nostro progetto appunto vuole recuperare materiali che sono già stati usati, che hanno comunque un valore fisico che si può appunto farlo rinascere. Cioè, noi recuperiamo i pneumatici per fare le suole, poi facciamo le tomaie con le vele usate, con gli ombrelloni usati, con i lettini da spiaggia usati, con i jeans usati, e stiamo ogni giorno cercando di sviluppare nuovi, diciamo, più che sviluppare, provare elementi che erano stati costruiti per fare altri oggetti e portarli ad essere scarpa, insomma. Scusa Nicola se ti interrompo, ma Prego. dicevi che alcuni mercati, mi citavi la Germania se non ricordo male, stanno capendo il valore di quello che fate. Effettivamente c'è un'attenzione maggiore anche a questi prodotti riciclati? Assolutamente sì, la Germania è uno dei primi paesi in Europa, con altri paesi del nord Europa, a essere più sensibili agli argomenti. Esempio, ero in gennaio, ero andato a visitare la fiera Neonit a Berlino, e lì ci siamo installati e abbiamo iniziato a capire per la prima volta a fare squadra con vari marchi simili al nostro che stanno
stanno appunto creando prodotti, loro li chiamano uprising, cioè sviluppare appunto nuovi oggetti recuperando materiali. E c'è un grandissimo movimento il quale ci dice che noi non stiamo facendo tendenza, noi appunto siamo una delle soluzioni per essere sostenibili. La sostenibilità non deve essere più una tendenza, ma bisogna iniziare a capire e a dire a tutti in vari settori appunto che non siamo moda. E come diceva giustamente Giovannini, la crisi in questo momento può anche far male a quello che stava uscendo, perché ci sarà la crisi, è un grande punto di domanda su come si potrà uscire da questa cosa qua, perché al momento noi nel nostro piccolo abbiamo i negozi che ci stanno tagliando gli ordini che avevano fatto, ma a livello molto più grande ci sono certe nazioni che dove i marchi grandi internazionali stanno appunto tagliando gli ordini, e tipo il Bangladesh hanno 4 milioni al momento di gente mandata a casa perché non c'è lavoro, e questa gente qua non avrà neanche da mangiare. Abbiamo visto nelle immagini di ieri quello che sta succedendo, le fabbriche vengono chiuse e la gente che lavora giorno per giorno non ha la possibilità appunto di avere il mangiare per la propria famiglia il giorno dopo, e decide di ritornare nella campagna. Quindi è un momento veramente di tante incognite, speriamo di poter resistere in una maniera positiva ed essere propositivi anche. Grazie Nicola per la testimonianza e anche per la Grazie a voi. tua condivisione di questa esperienza di vita molto, così, direi, molto particolare, perché hai sicuramente fatto un percorso non usuale. Grazie Nicola, la Grazie a parola voi. adesso a Gianluca Pavan. Gianluca, mi senti? Sì, io ti sento forte e chiaro, voi mi sentite? Sì, a posto. Benissimo. Allora vi ringrazio veramente per questa opportunità che mi state dando, insomma. Ringrazio Rossella e tutti gli organizzatori di questo straordinario, insomma, Giro d'Italia della responsabilità sociale, insomma, che è un evento che ritengo di fondamentale importanza per chi come noi crede in questi valori. E sì, effettivamente, un piccolo preambolo, insomma, mi presento, sono Gianluca Pavan, hai presentato tu, sono il presidente della cooperativa sociale Futura di San Vito Tagliamento. Volevo dire che rispetto anche a quanto diceva Giovannini prima, è vero che magari gli obiettivi dell'Agenda 2030 possono diventare un po' più difficili da realizzare, ma io veramente spero che questo momento di shock, insomma, di questa catastrofe che, insomma, il mondo sta attraversando, possa diventare effettivamente questo momento di rottura, possa diventare un momento in cui questi valori che noi stiamo cercando di portare avanti, insomma, che organizza il Salone da tempo, la CSR, è un'opportunità importante, insomma, no? Per provare a creare effettivamente una nuova economia che possa tenere in considerazione effettivamente altri valori che non siano esclusivamente quelli del profitto, insomma, del mero profitto. Okay? È solo questo. E adesso vado a parlare un po' del progetto, insomma, per il quale sono stato chiamato qui, che vuole essere comunque un esempio di sostenibilità e di approccio multi-stakeholders. Fino a qualche tempo fa, insomma, un poco prima che scoppiasse tutta questa emergenza, insomma, sanitaria, che è molto, molto grave, uno dei temi, insomma, che riempiva le prime pagine dei giornali, telegiornali, era sicuramente quello delle violenze di genere, del femminicidio, di questo problema molto grave che comunque adesso, ancora di più nel momento in cui ci sono queste restrizioni, le persone sono costrette a rimanere a casa, si può acuire ancora di più questo tipo di problema. All'interno, insomma, dei nostri laboratori era nata l'idea, insomma, è stata ideata, poi vi racconterò come, l'idea di realizzare questo quaderno, che diventasse un po' uno strumento per i ragazzi giovani, adolescenti, no? Che potesse farli lavorare per capire e comprendere la portata del problema e cercare, insomma, di maturare queste
corazze che ognuno si può, di cui si può dotare per affrontare questi problemi. E questo sarà l'output che vi mostrerò poi. Volevo chiaramente, ai fini dell'appunto della questione della sostenibilità, dell'approccio multi-stakeholders, volevo raccontarvi un pochettino come era nata questa idea. Nasce da Francesca Benvenuto, che è mia collega, che tra l'altro doveva essere lei a presentare insieme ad Anna Pantanali del Molino Moras questo progetto. Poi, per la situazione insomma che stiamo affrontando, effettivamente anche loro si sono trovati invischiati da altri problemi per cui non hanno potuto intervenire, che ha ideato un pochettino questa cosa. Gli è venuta l'idea, poi per questioni di affinità di persone, sono queste le parole chiave che volevo sottolineare, di relazione, di sensibilità, appunto ha sentito subito Anna Pantanali, con cui noi abbiamo già un Molino Moras, che va avanti da un po' di tempo, dal 2015, abbiamo già realizzato parecchie cose interessanti insieme. E questo è stato un po' il motore per creare effettivamente poi quello che è stato il prodotto che abbiamo realizzato. Futura è una cooperativa sociale, è un polo di lavoro inclusivo, insomma, che opera all'interno della zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento e che cerca di fare di tutto per cercare di dare dignità attraverso il lavoro alle persone svantaggiate. Il Molino Moras lo conoscete molto bene, nel senso che comunque è un'azienda che è sempre stata molto attenta a tutte le dinamiche della responsabilità sociale di impresa, ma proprio a 360 gradi, dal benessere individuale all'ambiente, e quindi si è fatta subito promotrice di questa idea ed è fondamentalmente diventata main partner per quanto riguarda il quaderno che poi siamo andati a realizzare. Alla fine, oltre a loro due, io le chiamo nel nostro Fab Four, al femminile ovviamente, si aggiungono la Lucia Di Wanis, che è stata la curatrice dei testi e dei contenuti, e la Linda Battiston, che ha curato il progetto grafico. Quindi anche questo è un ulteriore plus per noi, nel senso che la conduzione al femminile, la governance al femminile, sicuramente una parità di genere all'interno delle aziende ha sicuramente un plus che va a vantaggio della maggiore sensibilità delle aziende, secondo me, per quanto riguarda i valori anche della responsabilità sociale d'impresa. E quindi si è creato questo tavolo condiviso che fondamentalmente ha lavorato per creare questi contenuti. Io adesso vi faccio vedere, vi condivido velocemente le slide, ma solo per farvi vedere quello che è stato il prodotto che mi è venuto fuori. Ecco, questo è il quaderno, come vi raccontavo. Come vi ho detto, è una grafica molto attivante, proprio un linguaggio realizzato per comunicare nel miglior modo, per creare proprio un'interazione con i ragazzi adolescenti. E quindi fondamentalmente da una parte si sviluppa attraverso il racconto della storia di Barba Blu, che bene o male tutti conoscete e conoscete anche il significato. Dall'altra ci sono tutta una serie di contenuti anche interattivi, proprio per permettere il lavoro individuale e di gruppo dei ragazzi. Il quaderno è stato presentato a novembre ancora all'Istituto Zanon, con tutti i ragazzi, insomma, nella quale si è anche fatto una prova di laboratorio fondamentalmente in presenza di tutti, molto riuscito, e si sarebbe dovuto realizzare attraverso anche il coinvolgimento dei professori durante l'anno scolastico, che avrebbe avuto termine insomma ad aprile maggio. Purtroppo la situazione che stiamo attraversando, diciamo, metterà in difficoltà un pochettino il processo, speriamo ci sia modo poi di riprenderlo. Come vedete, Gianluca, siamo un po' stretti coi tempi. Sì, ecco. Sempre aperta comunque a idee di collaborazione, di partnership e di creare nuove reti per cercare di portare avanti queste modalità. E per dire che se tutta questa piacevole fatica che abbiamo fatto per cercare la sostenibilità anche attraverso chi ha collaborato finanziariamente per realizzare
questo prodotto possa generare anche un solo schiaffo in meno, domani saremo i più contenti del mondo. Grazie. Grazie, grazie per il lavoro che fate, grazie anche a Molino Moras. Anna Pantanari avrebbe voluto essere con noi, ma ha delegato, diciamo, Gianluca a raccontare di questa loro collaborazione. Elena Tammaro, sei pronta per il tuo intervento? Eccomi. Buongiorno, grazie, spero che mi vediate. Grazie per l'invito, anch'io ringrazio dell'Università di Udine per l'ospitalità e l'Associazione Anima Impresa per averci invitati. Io rappresento CREA, che è un'impresa culturale creativa, e negli ultimi anni abbiamo sviluppato un progetto di art-based intervention che vi spiego un pochino prima di raccontarvi un piccolo case history che coinvolge noi come attore che ha portato un certo tipo di progetto all'interno di un'impresa molto più grossa che è la MEP, un'azienda che lavora a livello internazionale e si occupa di metalmeccanica, e quindi vi do un attimo un cappello introduttivo. Appunto, noi veniamo da un'esperienza legata al mondo delle imprese culturali, ci occupiamo anche di comunicazione, ma in questo senso, in questo progetto, abbiamo portato la parte più innovativa, diciamo, della nostra progettualità, che è quella appunto di portare all'interno delle imprese un'esperienza diversa, un know-how diverso, che è quello che l'artista porta con il suo modo di pensare. Adesso, negli ultimi anni, è stato codificato questo modo di pensare con il termine art thinking. Ci sono diversi progetti europei che hanno sviluppato delle dinamiche riguardo studiando appunto i risultati ottenuti portando gli artisti all'interno delle imprese per diversi obiettivi, e noi ci siamo appunto collegate a queste realtà, in alcuni casi in maniera diretta, partecipando ad alcuni di questi progetti, in altri casi soltanto studiando gli output che venivano presentati, e abbiamo iniziato a sviluppare un modello nostro. Il nostro modello si chiama Creative Bump e lavora sia nella creazione appunto di nuovi prodotti, sia nella realizzazione di azioni di formazione e, come in questo caso, nella creazione di decontestualizzazioni per la costruzione, diciamo, di un momento creativo all'interno dell'impresa. Cos'è per noi l'artista? L'artista è uno strumento che viene indirizzato e in qualche modo formato all'interno del progetto a seconda poi di quelle che sono le dinamiche che si creano volta per volta. Nel caso della MEP abbiamo coinvolto il dottor Andrea Marino Cerrato della MEP Business School, perché c'era un progetto già in atto all'interno dell'azienda, che appunto già sensibilizzata, è una delle socie appunto di Anima Impresa, quindi molto partecipe anche nella co-costruzione di questo progetto che vi racconterò fra breve nel dettaglio. E il dottor Cerrato ci ha invitati a lavorare su una tematica che per loro era molto importante, la relazione fra la produzione e il reparto commerciale dell'azienda. C'erano state delle criticità non determinate da questi gruppi di lavoro, che peraltro abbiamo incontrato e sono persone fantastiche, ma determinate da input esterni che avevano appunto creato delle frizioni. Come abbiamo deciso di lavorare? Innanzitutto noi lavoriamo con delle professioniste della formazione, delle psicologa del lavoro, che hanno fatto un assessment. Da questo assessment abbiamo individuato quelli che potevano essere gli obiettivi di lavoro durante la nostra attività, che si sarebbe svolta nell'arco di una giornata, quindi di 8 ore, e abbiamo valutato quale fosse l'artista più interessante da coinvolgere.
In questo caso abbiamo scelto un'artista che si chiama Elena Mazzi e che lavora con lo strumento dell'arte relazionale, quindi lei lavora con le comunità e dalla comunità fa nascere un progetto che si co-costruisce e che diventa il suo, sostanzialmente la sua opera d'arte. Le persone, quello che fanno le persone, sono il suo progetto di ricerca artistico. Elena Mazzi è un'artista relativamente giovane perché ha meno di 35 anni, ma è riconosciuta a livello nazionale grazie anche a dei finanziamenti che ha ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali. Al momento in Argentina, ma credo che la rimpatrieranno a giorni a causa appunto del coronavirus e delle tematiche legate anche alle questioni di salute e la protezione dei nostri connazionali al momento all'estero. Su cosa ha deciso di lavorare appunto Elena? Ha deciso di lavorare attorno al tema della rivoluzione, rivoluzione intesa come cambiamento sia del modo di pensare ma anche nel modo di rapportarsi fra le persone. Il suo progetto si chiama Mass Age, età della comunicazione di massa, massaggio, ma anche periodo, diciamo, della confusione. Quindi attraverso la confusione si può ritrovare un filo conduttore e comunicare in maniera collettiva e condivisa, scegliendo quali sono questi termini, che valore diamo ad ognuno di questi termini. Il progetto si è svolto proprio così, con una riflessione attorno al termine rivoluzione e cambiamento, la rielaborazione di quelli che erano contenuti che avevano un'accezione negativa e quindi la trasformazione di questi contenuti in un valore positivo e poi la realizzazione di strumenti per la comunicazione. E vorrei che vedessimo il video perché credo che sia il modo migliore per trasmettervi questa esperienza. L'intervento si concludeva con l'utilizzo di queste macchine per comunicare come nel gioco Il telefono senza fili. È stato realizzato all'interno dell'hangar costruttivo dove vengono costruiti i macchinari della MEP, quindi non posso farvi vedere le immagini. È stato molto divertente e ha in qualche modo trasmesso in maniera non convenzionale tutta una serie di contenuti che ci sono stati restituiti poi dai partecipanti a questo intervento attraverso una serie di feedback. Ve ne leggo un paio: si sono create le possibilità per un confronto che non fosse pilotato. Questa esperienza mi ha fatto toccare con mano come un rapporto senza pregiudizi, aperto, senza filtri, porta a un risultato, una cosa che durante la quotidianità aziendale si disperde. Libertà, rapporto, ci siamo sentiti protagonisti, ci siamo divertiti, sentiamo di aver costruito un rapporto con i nostri colleghi che solitamente incontriamo soltanto per motivi di lavoro. Grazie Elena, siamo un po' in ritardo coi tempi, comunque molto interessante l'esperienza e oggi avrebbe voluto essere qui anche Andrea Cerrato di MEP, però ha delegato Elena a raccontare l'esperienza di collaborazione che è stata portata avanti. Abbiamo un'altra Elena che chiude la carrellata delle esperienze, Elena Sica. Non so se è collegata, ci sei, ti vedo. Ciao Elena. Buongiorno, buongiorno. Allora, Elena l'abbiamo tenuta per ultima perché c'è questo panel che chiamiamo il volto dei giovani e Elena in questo caso è l'esperienza di un giovane del territorio. Prego Elena. Innanzitutto volevo ringraziare per l'invito e per l'opportunità per raccontare la mia storia. Io 4 anni fa ho aperto un'azienda agricola in Carnia, esattamente a Villa Santina, e ho scelto di aprire un'azienda biologica, quindi per il rispetto dell'ambiente che ci circonda, soprattutto a me. L'ambiente della Carnia con i suoi paesaggi piace molto e quindi ho scelto questo tipo di azienda proprio per un rispetto e per, sì, sia per la natura che l'ambiente. Noi abbiamo un'azienda di ortaggi misti, quindi produco ortaggi biologici che vendo sia ai privati che al mercato contadino del lunedì a Tolmezzo. Ho scelto anche appunto di poter venire direttamente in campo per la raccolta degli ortaggi
proprio perché le persone possono scegliere e vedere effettivamente e toccare con mano quello che in seguito andranno a mangiare, proprio per cercare di ripristinare un contatto con la natura che ultimamente si è perso. Inoltre ho scelto come coltivazioni principali gli ortaggi misti, dalle radicchi alle melanzane, le zucchine, un po' di tutto, patate, cipolle, fagioli, piselli, proprio per un'opportunità maggiore per le persone ad avere degli ortaggi diversi da quelli che ultimamente le aziende agricole producono, come cereali e leguminose. Inoltre lavoro con metodi biologici proprio per una maggiore qualità del prodotto, proprio questo è il nostro obiettivo. Quindi utilizzando fitofarmaci non chimici e di sintesi, ma naturali, quindi utilizzando naturali si intende utilizzando materie derivate direttamente dalla natura, come microrganismi, batteri, funghi, oppure con molecole direttamente naturali. Inoltre ho studiato un po' anche questo discorso e noto che alcune cose che abbiamo anche in casa, come il sapone di Marsiglia, va molto bene anche per la lotta ad alcuni acari e quindi sono sostanze che utilizziamo anche noi, quindi molto... molto naturali, cioè, aiutano anche la sostenibilità dell'ambiente. Inoltre raccolgo anche erbe spontanee sia per la vendita diretta che anche sempre per i trattamenti. Ho notato che l'ortica riesce a scacciare, grazie al suo odore molto acre, alcuni tipi di insetti e questo mi permette appunto di evitare molte l'utilizzo di altri tipi di sostanze. E inoltre eseguo rotazioni culturali che servono proprio per far respirare il terreno e quindi renderlo più ricco gli anni successivi. Faccio anche delle rotazioni con della senape che serve proprio per aumentare lo stato nutrizionale dei terreni. Inoltre ho scelto anche dopo l'apertura della mia azienda di iscrivermi all'università. Adesso sono al terzo anno di agraria proprio per fornire alla mia azienda delle basi derivate dalla cultura dei miei genitori e dei miei nonni, ma anche delle basi più scientifiche e grazie appunto all'università. Adesso come progetto... Scusa Elena, stai seguendo le lezioni a distanza, immagino, no? Adesso sì, esatto, sì, distanza online con i professori, esatto. Adesso il progetto futuro che riusciremo a concludere a breve è l'apertura di un allevamento di polli, di avicoli biologici, sempre. E ho scelto questa strada sia per proporre ai miei clienti dei prodotti diversi dalle verdure, quindi per completare un po' anche un piatto dal punto di vista della tavola, non solo verdure ma anche proteine, ma soprattutto anche per una questione legata a una filiera, nel senso che io utilizzerò per l'alimentazione degli avicoli, oltre ai cereali e manzimi che devono avere ovviamente una percentuale di proteine e di carboidrati diversa dalle verdure, ma appunto utilizzerò gli scarti derivati dalle mie coltivazioni proprio per l'alimentazione dei polli. Inoltre lo scarto dei polli, quindi la pollina che raccoglierò, potrà essere utilizzata per la concimazione e quindi si crea un loop aziendale senza, ovviamente ci sarà la necessità di reperire all'esterno altri prodotti, però in un piccolo ciclo riuscirò a completarlo da sola, ovviamente c'è in ambito aziendale. Inoltre l'allevamento aprirà un piccolo macello, quindi per completare la filiera anche dal punto di vista del prodotto, quindi con la macellazione e la preparazione dei prodotti all'interno del laboratorio, proprio per offrire al mio cliente tutto quanto
quello che non solo l'avicolo intero o comunque vivo, ma anche trasformato e pronto per la tavola. Grazie, grazie Elena, in bocca al lupo per questa attività che mi sembra di aver capito è in forte crescita e diversificazione. Anche tu hai parlato di economia circolare, pur senza nominarla, e hai sottolineato quanto l'innovazione si sta spingendo anche a diciamo sperimentare in ambiti diversi. Benissimo, allora abbiamo concluso questa carrellata di esperienze, siamo leggermente in ritardo, sono le 13:35. Il professor Francesco Marangon, che all'inizio non è riuscito a collegarsi, adesso dovrebbe essere collegato. Ci sei, Francesco? Sì, ci sono. Buongiorno. Allora, chiedo a Francesco Marangon di portarci il suo saluto e, se riesce, a dirci un paio di battute conclusive. Mi spero e anche mi vedete, capite innanzitutto dal video che, perché ho avuto i problemi tecnici, non sono nella generazione digitale, ma sono quella un po' precedente. E a tutte, in particolare alle studentesse e agli studenti che hanno voluto aderire all'invito di partecipare a questo seminario e non solo dell'Università di Udine. Io ringrazio a nome dell'Università di Udine Rossella Sobrero, a cui va un applauso 4.0, che ovviamente in questo modo che possiamo applaudirla per lei e per tutti i suoi collaboratori e collaboratrici, per questa ottima idea di questo webinar legato a queste tante facce, tanti volti della sostenibilità dal punto di vista di chi si è presentato, dal punto di vista delle tante cose che sono state raccontate. Ho avuto anche piacere di sentire buona parte degli interventi e di come abbiano anche sottolineato alcune connessioni con il mondo universitario della ricerca in generale. Questo è un piacere, lo dico non solo come Università di Udine, vi porto il saluto del rettore, che forse ha già fatto la collega Codiglia, ma anche come rete dell'Università per lo sviluppo sostenibile, che ha aderito all'organizzazione di questi eventi e anche del nostro innovativo seminario. Mi fermo qui, grazie di nuovo e buon lavoro e buona attività a tutti. Grazie Francesco Marangon, non mi resta che ringraziare tutti i relatori, tutte le persone che hanno voluto collegarsi. È stata una prova, per cui sottolineiamo che è la sperimentazione di questo nuovo modo di fare le tappe, però spero che potremo continuare migliorandoci naturalmente di volta in volta. Chiedo a Luca Lepore se vogliamo chiudere questa diretta streaming e ancora una volta un saluto a tutti e arrivederci alla prossima tappa. Sì, grazie mille Rossella, piacere mio avervi accompagnato in questo interessante evento. Siamo già fuori dai tempi, quindi se c'è magari un paio di commenti in chat o per il momento diciamo che vogliamo chiudere. Chiudiamo, siamo già fuori. Va bene, allora da parte mia vi ringrazio per la partecipazione, renderemo a disposizione la registrazione dell'evento di oggi. Quindi, come diceva giustamente Rossella, è stata una prima volta che abbiamo organizzato molto rapidamente, però credo che comunque gli interventi siano stati molto interessanti, la partecipazione è stata alta, costante fino alla fine, quindi vi ringraziamo per la costanza, la pazienza, per averci seguito fino alla fine. E con questo anche da parte mia, che non mi sono poi presentato all'inizio, sono Luca Lepore di Cisco, ma mi sono messo assolutamente a servizio di questo bellissimo evento, questo interessante evento che purtroppo non si è potuto tenere in presenza e per cui siamo riusciti, se non altro, a distribuire e condividere questi contenuti a distanza. Grazie mille, buona giornata e Rossella, a te la parola di chiusura e possiamo chiudere allora. No, io l'ho già dato i miei saluti, appuntamento alla prossima tappa, grazie a tutti.